Forse? Oggi è il 21 di giugno ed è il giorno della premiazione dei Diversity Media Award. Io sono in lizza con produzioni One Podcast, Cora Media, originale Spotify, e Spotify è anche uno degli sponsor dell'evento, quindi vado lì per vedere la cerimonia e perché il mio grosso premio è essere nominata. Fuori norma, lo sapete, è un podcast fatto sul tavolo di cucina a casa mia solo da me, quindi il fatto che sia stato nominato è per me già un evento eccezionale. Oggi c'è la premiazione, è arrivata la mail su come funzioneranno le cose, sul programma della giornata, e devo essere lì alle 6 perché c'è il red carpet. Non so se vi spiego. Il red carpet, e poi ci sono le foto nel pannello con tutti gli sponsor, l'intervista con Rossella Migliaccio, e presenterà invece la serata Matilda De Angelis, e noi saremo lì a sentire chi premierà. L'evento durerà un'oretta e poi dopo ci sarà volevo dire quello che è già successo. Sono molto emozionata per questa cosa del red carpet, l'intervista, l'evento di gala. Mi sento completamente inadeguata perché appunto la mia capigliatura non sarà abbinata al mio abito e non ho un abito da sera e sarò vestita da giorno mentre è un evento di gala, ma fa niente. E stamattina mi sono svegliata come se nulla fosse, mi sono alzata solo mezz'ora prima perché avevo paura di non fare in tempo a fare tutto. Ho fatto la mia passeggiata al lungomare, la mia colazione, e poi mi sono preparata e sono andata alle 9 a farmi la pedicures. Perché? Perché è plurale poi, pedicure, perché volevo avere i piedi abbinati alle mani perché avrò l'open toe, quindi si vedranno due ditine. E ieri non faceva in tempo perché io giustamente mica mi sono prenotata, sono andata lì e ho detto oh, non è che avete tempo per fare questa cosa, se no pazienza, ho solo un evento di gala. Così abbiamo finito prestissimo, infatti sono le 10:06, il mio treno parte da Termini a mezzogiorno e un quarto, io sono in anticipo, in anticipo di mezz'ora, e questa mezz'ora, lavorerei, ne approfitterei. Treno, andiamo da Elenina che ci aspetta a Terminini. E si parte, sarà un lungo viaggio in treno in cui spero di lavorare. Sono curiosa, non ho mai partecipato a un evento così, questa è la verità. E il nervosismo e l'eccitazione prevale, l'eccitazione, devo essere sincera. Se penso che ci sono io, cioè nel senso che sto andando e non sto andando lì a vedere, ma sono, cioè, i flash saranno diretti su di me. Meno, però il fatto invece di andare lì a vedere e documentare l'evento mi piace molto l'idea. Vi spiego anche che cos'è, se ci riesco, perché non sono sicura di riuscirci. Il Diversity Media Award è un progetto di Diversity Lab, di cui vi lascio il link al sito qua sotto, perché hanno fatto una ricerca sui prodotti mediatici che comprende praticamente tutto. Serie TV straniere, serie TV italiane, film straniero, film italiano, programmi TV, podcast, personaggi, creator, prodotto digital, serie kids e programma radio. E loro fanno una ricerca per vedere come è messa la situazione almeno in Italia, cioè in Italia, anche se la serie TV è straniera, chiaramente vista in Italia. Quindi per vedere un po' com'è il panorama della rappresentazione della diversity in Italia, in tutti questi ambiti. E la diversity racchiude tutto, dalla parità di genere, c'è già la diversità di genere, il ruolo della donna, gli appartenenti alla comunità LGBTQA+, a minoranze razzializzate,
e quindi anche la disabilità e l'autismo. Alla fine, siccome fanno una panoramica, c'è proprio una ricerca, vi metto qua sotto il link anche al video in cui hanno fatto le nomination, e chiaramente prima di arrivare alle nomination c'è stata un'ora in cui hanno raccontato questa ricerca. È molto interessante per vedere un po' com'è la situazione e la varietà di rappresentazione all'interno dei prodotti mediatici, che come forse sapete è un argomento che mi sta molto a cuore. Alla fine chiaramente della ricerca emergono delle nomination per dare un premio al miglior film italiano, la migliore serie TV italiana, la migliore serie TV straniera, il miglior ognuno di queste categorie. Abbiamo quest'anno non solo la disabilità, ma l'autismo. C'era anche l'anno scorso, c'era Red l'anno scorso per l'autismo. Comunque quest'anno per l'autismo, comunità autistica, abbiamo sia la serie TV straniera, che è Heartbreak High, yeah! Abbiamo Lunni con miglior prodotto digital e Fuori Norma come miglior podcast. Fuori Norma chiaramente attiene anche all'ambito disabilità, su cui abbiamo diverse... non li ho visti purtroppo, vorrei dirvi che cosa abbiamo, ma non ho visto tutto, quindi non so di cioè proprio film non ne ho visto neanche uno. Miglior serie kids, miglior serie kids, come ho fatto a dimenticarmi? Dead End Paranormal Park, di cui parlerò, ho un video in programma che però ho troppe cose da fare. E in fila tra le cose di cui vorrei parlarvi, perché Dead End Paranormal Activity è una serie TV per ragazzi meravigliosa, i cui due protagonisti sono un ragazzino trans e una ragazzina autistica, e anche lei appartenente a una comunità razzializzata, quindi è proprio top top top. Io ho votato quello. Programma radio uguale, non ho idea di chi siano. L'unico che conosco è Say What di Radio DJ, Say What. Però se lo incontro non lo so riconoscere, quindi mi piacerebbe incontrare degli Say What, ma non lo... Vabbè, e adesso andiamo a vedere chi vince. Descrizione a cura del servizio, chissà se sono in grado di farlo. Le immagini che scorrono adesso sullo schermo sono di me disorientata a Termini, che cerco di incontrare Elena. Eccola, ora incontro Elena e poi il viaggio prosegue. Andiamo a prendere il Frecciarossa da Termini. Durante il viaggio io lavoro, qui ci sono le immagini di me che monto il video mentre guardo anche dal finestrino, e poi ci sono le immagini di noi che arriviamo a Milano, e quindi un po' di immagini dentro la stazione di Milano e mentre ci dirigiamo a prendere la metro per avvicinarci al nostro bed and breakfast. Una delle cose anti-ansia che faccio è la steam dance. La steam dance è un ballo che non prevede di andare a tempo, e non ha dei passi ed è prettamente saltellato, come potete vedere dalle immagini sullo schermo. Non posso farvi ascoltare la musica che sto ascoltando per questioni di copyright, vi dico solo che è Disco Paradise di Annalisa. Sono gli orecchini di mia madre, ci tengono moltissimo. Me lo devo togliere questo. Penso di sì. Provare? Sì, prova. No, ci tengo moltissimo, bomba. Oh, pazienza. Ho fatto giù la finestra. No. Ok. Dai, 10 minuti mi posso cambiare anch'io.
Ora, le immagini che vedete sono di me che finisco di prepararmi per andare alla location dell'evento, che non è tanto distante da lì e che quindi siamo andati a piedi, cioè dal bed and breakfast alla location era molto vicino. Quello che non abbiamo sono immagini di me sul red carpet, perché chiaramente o sto sul red carpet o mi sto filmando, cioè c'è un limite nell'essere oggetto e anche regista dei propri video. Quella che segue invece è un'intervista a una delle responsabili di Diversity Lab che mi racconta un po' come hanno organizzato l'evento. Vi assicuro, non è facile essere da una parte e anche dall'altra, cioè documentare e anche essere parte dell'evento. È stato un po' complicato, quindi avrei voluto farle anche delle altre domande, però ero in palla io stessa. Quindi l'ho cooptata nella stanza di scarico sensoriale, che così hanno chiamato, ma in realtà era una stanza di scarico uditivo, perché le luci erano tremende e l'unico posto per sedersi erano queste due sedie in cui vedete noi sedute. E quindi, insomma, ci sono tante cose da migliorare. L'evento non era il massimo dell'accessibilità da tanti punti di vista, però ecco, una cosa alla volta. Si apprezza che stiamo iniziando però a lavorare in questa direzione. Vi lascio l'intervista. Allora, io ho fatto un'introduzione, va bene, per il vlog quando ancora ero a casa, perché quando c'è stata l'annunciazione delle nomination è l'ultimo segmento di un'ora in cui spiegate il lavoro che fate. Va di dirmi tu il lavoro che fate? Prima di tutto presentati. Allora, sì, io sono qui per caso. rapita nel foyer del Rainbow Carpet dei Diversity Media Awards che ci sono oggi. Le nomination sono il frutto di un lavoro che dura un anno, del Diversity Media Watching, è una ricerca molto ampia all'interno della quale noi individuiamo per tutte le aree che trattiamo i contenuti che si sono distinti per una rappresentazione corretta e rispettosa della realtà. Una volta individuati questi prodotti, c'è una prima fase d'analisi incrociata tra il team di Diversity della Fondazione Diversity e quella che è una serie di università. In ultimo c'è un security check con figure esperte direttamente coinvolte per ogni area che danno una seconda valutazione di tutti i prodotti. Dall'incrocio. Questo secondo check è fatto da persone realmente appartenenti alle comunità. Alle aree, esattamente. C'è, per citarti un esempio, c'è la scrittrice Marina Cuolo che si occupa dell'area della disabilità, perché per noi è assolutamente importante, ma non per noi, dovrebbe esserlo per tutti, è la norma, nel caso mi sento di poter dire, fare le cose con le persone direttamente coinvolte. Io posso aver studiato quanto voglio, essere l'alleata migliore del mondo, ma se ho bisogno di sapere qual è il modo, se un prodotto rappresenta nella maniera corretta le persone autistiche, ad esempio, sicuramente dovrò andare da una persona autistica esperta di linguaggio a sua volta, quindi è la doppia, certo, faccia, chiaramente, doppia appartenere a una determinata area di popolazione, ma allo stesso tempo avere delle competenze su quest'area, perché certo. Io dico sempre scherzando, io sono lesbica, ma non è che quando sono nata mi hanno dato un tesserino in cui c'erano scritte tutte le regole e sapevo tutto quello che dovevo sapere. È qualcosa, le cose che so le ho imparate parlando con le persone degli anni, e più persone incontri, con più persone parli, più cose fai. Questo un po', e ci tengo molto a parlare delle nomination, mi parlavi appunto della tua emozione che a me è molto commossa perché i prodotti che arrivano in nomination, le persone che arrivano in nomination, e lo dico sapendo che ce ne sono due, non ce n'è una sola in questa stanza, quello potete vedere, ma ce n'è un'altra qui nascosta. C'è un piccolo lumi messa lì, e significa che è un riconoscimento, non un punto d'arrivo, è un riconoscimento di un lavoro che fate, che portate avanti quotidianamente con fatica, perché è faticoso mettere in gioco le proprie emozioni, i propri sentimenti, i propri trigger, le proprie debolezze, sì, al servizio di persone e del fare cultura, dell'avvicinare le persone, di costruire ponti, perché poi se continuiamo a polarizzarci è una guerra tra galli, non è inclusione, è un combattimento tra galli, e quindi è davvero importante. Ti ringrazio davvero tanto, grazie a te. Sono emozionatissima. Crepi. Siamo anche riuscite ad andare a prendere un aperitivo prima che iniziasse l'evento vero e proprio, perché nel foyer dove c'era il red carpet ad un certo punto si è creato veramente il caos, quindi
queste siamo noi che torniamo da prendere un aperitivo. Perché io ho questo problema che sono sempre contemporaneamente anche regista, non solo... Io ho molte riprese di questa serata, ma è inutile che ve le metta, perché sono brutte, cioè sono fatte da me, dal pubblico, con l'audio brutto. In realtà la cerimonia di premiazione è andata in onda, in diretta, in seconda serata su Rai 1, quindi la potete recuperare nel caso vi interessasse su Rai Play. Quello che posso dirvi, vabbè, magari vi metto un pezzettino di Immanuel Casso, di Manuel Cuni, che è stato anche ospite a Fuori Norma, e quindi vi lascio da qualche parte la schedina se volete guardarvi la puntata di Fuori Norma con lui, che è chiaramente una persona che io stimo molto, non era nominato per niente, cioè nessuna categoria, ma è comunque venuto ospite e ha fatto un discorso molto interessante che io vi inviterei a recuperare, perché io invece quello non l'ho ripreso, ero troppo impegnata a guardarlo. Domanda numero 4. Ti senti al sicuro se torni a casa per conto tuo la notte? Sì. No. Sì. 5. Ti è mai capitato di rinunciare a un'occasione speciale, sociale, per paura del giudizio delle persone? Sì. Sì. No. 6. Quando eri bambino o bambina, potevi organizzare facilmente un viaggio in tutti i paesi del mondo con i tuoi genitori o uno di loro? No. Sì. No. 7. Ti è mai capitato di dover dare spiegazioni sulla natura della tua famiglia? Sì. 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 8. Hai avuto difficoltà a scuola indipendentemente dal tuo impegno? Sì. 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 È chiaro che i diritti non sono un gioco e quando vengono messi in dubbio non bisogna mai dare per scontato questa cosa, quindi mi fa veramente andare in bestia, capito? Fai incazzare. Mi fai incazzare. Oh, poi parlare. Bisogna lottare. Comunque, un applauso a Immanuel Casso, Cazze e Margherita Fianco Pardi che si sono presentati nel nostro gioco. Mi hanno subito effettivamente un po' tutti questi punti mancanti. E me lo vuoi raccontare qualcuno, Emanuele? Sì, vuoi certo. Venire qui sulla stellina, qua al certo. Centro. Grazie. Un saluto a tutte le persone presenti. Io a livello pubblico sono conosciuto per il mio percorso artistico, musicale, nel quale ho sempre parlato molto liberamente del mio orientamento sessuale, e questa è la ragione per cui ho risposto di no alla domanda se posso sposarmi, perché per quanto preziose siano le unioni civili, non abbiamo ancora il matrimonio ugualitario. Insomma, la serata è stata molto impegnativa, molto emozionante, ma nessuno di noi ha vinto, cioè categoria autismo sta completamente ignorata in tutte le categorie in cui è stata nominata. Niente serie TV, niente podcast, niente personaggio dell'anno, ha vinto a mani basse Eva stai zitta a AKA Giulia Paganelli, che vabbè, va bene, la grassofobia è un problema. Miglior prodotto digital, Ariman Scriba. Le regole del diritto perfetto. Non. Sofia Righetti. Vince. Giulia Paganelli e basta. Speriamo che almeno una categoria, l'autismo, prima o poi la vinca e che sia uno di noi. La cerimonia di premiazione è durata tantissimo e dopo c'era l'after party. Ma secondo te, after party, ma quanto tempo abbiamo resistito all'after party? Che è appunto una delle cose inaccessibili di questo evento. Cioè, perlomeno per come ce l'aveva descritto Red, che l'aveva fatto l'anno scorso, sembra che l'anno scorso fosse migliore. Quest'anno veramente difficilissimo. Arrivare al cibo, arrivare a bere, potersi appoggiare, sedere da qualche parte e il rimbombo della gente. Incredibile. Pazienza, noi siamo andati via, comunque la serata era finita. Cioè,
l'abbiamo finita lì. Ma non è la fine del mio viaggio a Milano. Infatti, il giorno successivo ci sarebbe dovuto essere l'ultimo incontro del corso genitori che io tengo con Maddalena Genco, che è una psicologa e che è di Milano. A Maddalena che mi porta la valigia. C'è da Dare la forza. È pesante quella valigia, peserà almeno 12 kg, te lo dico io. Guarda lì, la forza. È finito il corso di formazione dei genitori? Sì. Com'è andata? Molto bene, ieri c'è stato l'ultimo incontro. Quello che speravamo di creare una rete, una comunità, secondo me è quello che si sta pian piano formando. È un inizio, il primo gruppo. Sì. Contiamo di farne altri. Forse perché, proprio perché è il primo gruppo, è il primo gruppo di persone che sono state altamente sensibili, forse. E quindi forse più pronte anche alla condivisione di parti molto intime, anche di difficoltà e tante emozioni. Io e Maddalena abbiamo continuato a parlare per un bel po' del corso genitori e delle cose che sono emerse, del nostro desiderio di ripeterlo perché era solo la prima edizione, e così abbiamo fatto. Cioè, nel momento in cui sto registrando questo voiceover è già partita la seconda edizione del corso genitori e stiamo pensando a un upgrade, cioè a un corso genitori avanzato, secondo corso genitori 2, e tante altre novità. Vi lascio in descrizione il link per iscrivervi alla mia newsletter, nel caso non mi seguiate su Instagram, e seguitemi, perché cioè, perché non mi seguite su Instagram? Comunque, vi lascio il link per iscrivervi alla newsletter, perché abbiamo iniziato a vederci, io e le persone che sono iscritte alla newsletter, una volta al mese su Zoom. Faccio degli incontri gratuiti di consapevolezza per le persone autistiche che pensano di poter essere autistiche, neodiagnosticate, insomma per chiunque voglia approfondire e conoscere meglio il funzionamento autistico. Nel frattempo le immagini che state vedendo sono di me che faccio la spesa, perché questa storia del Media Diversity Award è avvenuta tipo il primo di luglio, quindi erano i primi del mese, che è il giorno in cui di solito io riempio il frigo, la dispensa. Per cui, per chi non vede in questo momento o non sta guardando in questo momento sullo schermo, ci sono le immagini di me che faccio la spesa. In ogni caso, vi ringrazio di aver visto questo video fino a qua, vi auguro buon proseguimento di qualsiasi momento della settimana stiate guardando e abbiate guardato, perché mo' è finito, e non dimenticatevi mai di prendervi cura di voi. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!